destinazione Bologna. Oggi tenteremo la missione impossibile: regalare a Lucio Dalla gli occhiali del futuro. Ce la faremo? E siamo con Lucio Dalla. No, stavo pensando che dovevo incontrare Petra la pazza. Tu sei Petra la pazza. Allora Lucio, ti ho portato questi bellissimi occhiali sobri. Mi sono permessa di regalarti perché poi sono molto belli. E sono quelli che hanno fatto la storia, no? L'occhiale di Lucio Dalla, rotondo, piccolino. Però questo è l'occhiale del 2000, primo millennio. Siccome secondo noi tu sei molto avanti, ti faccio questo simpatico omaggio. Beh, io ti ringrazio, mi trovo veramente natalizi, sobri. E poi tergicristalliferi. Mica mai, può sempre piovere. Ora vorrei anche che fosse un regalo questo, eh? Non è che poi andate via e li portate via perché. Sono qua. Allora lasciamo qua e fanno bella mostra di loro. Noi siamo veramente nello studio di Lucio, in questa stanza piena di un sacco di cose, di ricordi, di. Ricordi poco, di certezze, per esempio qua c'hai capri, trenini elettrici, il cappello da capostazione, maghi. Ma come mai c'è questa cosa dei treni, trenini, il cappello da capostazione? Ti piacciono? E sono deficiente. Sono proprio tutte le caratteristiche proprio della patologia del deficiente. Lucio Dalla, uomo di mare, però ama anche i treni. No, perché feci un disco che si chiamava Enna e che lanciai questo disco perché vivevo il trip del treno. Da piccolo non mi davano mai i treni elettrici, allora presi allora di la passione e feci questo viaggio a Roma, il concerto alla stazione, tutta una serie di puttanate che fanno passare il tempo. Lucio Dalla secondo noi è un artista un po' in antitesi con quelli che sono gli storici cantautori della musica italiana, perché loro sono sempre rimasti molto fedeli a se stessi. Tu invece ti sperimenti e ti rimetti sempre in gioco col passare del tempo. Sarà così anche il nuovo disco? Beh, soprattutto il nuovo, sai, le volte che devi fare una cosa nuova, la prima cosa almeno che io mi chiedo è quella di non fare quello che ho già fatto, perché è già una palla. In più, portarselo dietro due anni e mezzo come ho fatto canzone, concerti in Italia, in Europa, in America, e se in qualche modo non fai qualcosa di diverso è come girare con un sacchetto da fornaio in testa. Io primo sicuramente sarà nuovo, poi sai, poi non sono un cantautore storico, perché in realtà vero cantautore non sono mai stato, no, è una cosa molto no, sono storico nel senso che è da un po' di tempo che ci sono, però non ho mai goduto della cosa del cantautore, sono sempre stato anzi molto più musicista che cantautore. Poi ho fatto anche i testi io, quindi ho cambiato molto. Tu poi sei veramente un artista a 360 gradi, non sei soltanto un cantautore, hai anche organizzato mostre, sei un ottimo, cioè un musicista, sei un poeta secondo me, perché i tuoi testi sono soprattutto poesie. Il giocatore di basket, marinaio, gallerista. Allora come lo definiamo Lucio Dalla? Un casino. Ma tu il futuro lo vedi dentro quella palla che hai sul tavolo? La palla è già, ma è una modificazione del reale, hai capito? Cioè, io credo che quella sia più una lente. Cioè, tu vedi te stesso, vedi quello che aspetti molto dal mondo. Molto più grande. Allora è questo. Però è bella che mi piace trovare una specie di equilibrio, di compasso tra il futuro che è domani, non il futuro del 3000, non Star Trek o queste cose, anche se sono appassionato, ma il futuro del momento dopo è tutti gli oggetti buffi del passato. Visto che abbiamo parlato di luce del futuro, io mi ricordo una tua canzone che amo tantissimo, vecchia canzone, che è Futura. Ma tu non sai che in quel periodo la canzone all'inizio non fu capita molto, però mi mette molto il disco e poi fu la canzone di successo di quel disco cantare. E allora mi arrivavano dei certificati di battesimo di gente che la chiamava la figlia Futura, poi l'hanno chiamato un gomone Futura, poi l'hanno chiamato una sigaretta, poi una macchina. Però sai, la gente prende quello che vuole. Ma mi piaceva dire chissà su che cosa metteremo. Grazie Lucio, grazie mille. Lucio Dalla, ciao, grazie. Ciao. Su che cosa metteremo le mani? Cantare Futura con il grande Lucio Dalla.
Ok, cantare una parola grossa, però mi sono emozionata tantissimo. E adesso vedo e prevedo un mondo pieno di note, colori e grandi successi.